Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Forse sentite un po' di eco, non lo so. Signori, siamo tornati finalmente in cucina con Ciccio. Oggi una postazione un po' differente. C'ho l'altra videocamera qua che sposterò man mano che andremo avanti. Mi raccomando, superiamo i 50.000 like, perché oggi vi faccio assaggiare degli spaghetti aglio, olio e peperoncino che so la fine del mondo. Gli ingredienti sono semplicissimi: un po' di pasta che andremo a prendere, eccola qua, la pasta. Poi abbiamo bisogno di aglio, olio e peperoncino. Pensiamo all'aglio. L'aglio ce l'abbiamo qua. Io spesso e volentieri, sperando di non coprire questa, faccio così: uno spicchio d'aglio lo buttiamo direttamente in padella senza toccarlo, solamente averlo, gli abbiamo tolto semplicemente la coccia. Invece gli altri li schiacciamo dentro la padella, ma questo lo faremo dopo. Prendiamo i nostri peperoncini, prendiamo uno di questo e uno di questo qua, li facciamo piccoli piccoli. Ora non so quanto è il grado di pincattezza di questi peperoncini, ma lo scopriremo dopo sicuramente. Quindi diamoci giù, belli pesanti, anzi mi metto così. Ovviamente ci mettiamo tutto, ma sì, mettemocene un altro, ma chi se ne frega, vai, tanto qua non è che se stiamo a raccontare. Quindi abbiamo fatto, spostiamo questa. Signori, allora, mamma mia, in cucina con Ciccio, non so che. Facciamo così: ci mettiamo olio abbondante, ragazzi. Già abbiamo la pentola sul fuoco. Per l'aglio, olio e peperoncino, ragazzi, ci va tanto olio. È inutile dirlo, perché la pasta deve essere ben accondita e l'olio proprio ci deve sguazzare. Tanto non è che ce lo mangeremo tutto, perché il restante rimarrà punto sulla pentola. Prendiamo gli altri due spicchi d'aglio e li schiacciamo poderosamente dentro. Se funzionasse uno di questi cosi incredibili, mezza volta. Quindi facciamo così, diamo una bella schiacciata, rimbuttiamo dentro un'altra bella schiacciata. Ragazzi, ci siamo, eh? Ci siamo, ragazzi, bella veloce. Questo qua ce lo mettiamo tutto quanto dentro. Ovviamente l'aglio ce ne potete mettere di più o di meno a vostra scelta. Ci mettiamo il peperoncino, eccolo qua, e accendiamo di prepotenza sotto, magari non facendo esplodere la videocamera, magari accendendo quello giusto. Giusto? Molle, fatto. Mentre qua prende il calore l'olio, possiamo buttare la nostra pasta. Ovviamente io butto gli spaghetti, diciamo che tanto la pasta non me la posso mangiare, un maffetto così va più che bene, d'accordo? Va più che bene, facciamo così. Quanto c'hanno di cottura questi? Non lo so. Non ci frega niente, andremo ad assaggio. Prendiamo la nostra cucchiara, sapete qua, sapete, e li mandiamo giù. Ovviamente tanta acqua abbondante, ragazzi. Una cosa che mi sono dimenticato è di salare l'acqua. Per fortuna stiamo ancora in tempo, ci buttiamo una bella manciata di sale e intanto qua succedono le meraviglie. Qua mi raccomando, ragazzi, dobbiamo far rosolare benissimo qua, ma bene bene bene, anzi sai che vi dico, neanche tanto troppo alto, mettiamolo proprio al minimo, perché si deve soffriggere lentamente, perché sennò si brucia e l'olio non accappa niente. E lasciamolo così. Ah ragazzi, c'è un profumo che non avete idea mai. Allora vi spiego, vi dico un trucchetto, che ovviamente ognuno c'ha i suoi. Dobbiamo lasciare fare l'olio con l'aglio piano piano piano, perché così tutti i succhi dell'aglio, del peperoncino, si mischiano alla grande,
Poi lasciate perdere qua i fornelli scemi che spingono solo da una parte, ma perché non c'ho l'induzione, no, non l'ho attaccata, perché ci avrei messo più tempo a fare l'induzione che a fare tutto il piatto, sinceramente. Quindi lasciamolo stare lento, inesorabile, bello gagliardo. Intanto qua i nostri spaghettini si stanno cuocendo, io sto schiumando. Oh, ovviamente inutile dire che se siete piccolini e non siete capaci a cucinare, queste ricette qua fatele con i vostri genitori e con i vostri familiari, perché comunque c'è l'olio bollente, acqua bollente che non si scherza mai, meglio dirlo subito. Se siete grossi, raga, dateci giù pesante, proprio abito, proprio pesante, proprio un po' così, un po' tutto tecconico, bello pesante, no? Pedrencino gagliardo. Intanto andiamo a prendere un bel piatto, anzi io direi più una bella scodella, arrivo, piatto preso, e lo mettiamo qua. Qui si sta dorando bene, perché comunque deve essere un po' dorato, raga. Poi se va tantissimo a gusti, ma qua un po' dorato deve essere, ragazzi. Tanto qua stiamo sul finale, quindi ci siamo. Quindi ci siamo. Abbassiamo totalmente di qua, perché così in realtà va bene. Anzi, io spegnerei proprio, sinceramente. Qua è perfetto, raga. Togliamo solamente questo, quello in camicia, e lo togliamo e lo mettiamo da questa parte. Sto pezzetto di peperoncino deve andare a finire dentro. Perfetto! Fa caldo! Bene, visto che un po' di tempo è passato, l'odore del peperoncino che spigni, proviamo ad assaggiare già uno spaghetto, anche se secondo me già lo sento, non sono fatti. Il sale va bene, ma basta, sono 2 mesi nella magno. Ma ancora fanno bisogno di 2 minuti. Se avete anche questa, la cucchiara vi servirà per l'impiattamento. Ve faccio vedere io, raga, ve faccio fa caldo però. Riaccendiamo sotto al gas, rimandiamo in temperatura l'olio, spengiamo la pasta e scoliamo la pasta con tutta l'acqua, con tutta l'acqua, anche se questo non è il miglior metodo per scolare la pasta, perché se c'avevo quell'altro che aggrappava era meglio. Quindi lasciamo così, un po' da questa se va messa assolutamente, perché così almeno non la friggiamo. Fatto, ragazzi, adesso con quest'altra vi sentirete male, perché qua dobbiamo fare un'emulsione fra olio, acqua, ma l'olio quello che sa de buono, cioè de peperoncino, de aglio, regà. E intanto finiamo di cuocere la pasta come si deve, cioè così il nostro amido rimane anche un pochino qui e impregna bene bene la pasta, regà. Fa di un caldo anche col condizionatore, è impossibile, fa un caldo impossibile, madre che bontà. Mettiamoci un altro goccino d'acqua e quando se l'è assorbita tutta direi che sarà pronta, molto al dente, sarà pronta molto al dente, ma sarà pronta. Ovviamente se non stava molto caldo avremmo fatto un piatto più con i tempi più giusti, ma questo va molto a persona a persona. Raga, ma la vedete la cremina? La devo farvi vedere. Penso di sì, spero di sì, che voi vediate la cremina, anche perché l'ho messa a fuoco, quindi spero di sì. Oh, che roba. Ok, ok, qua incomincia a friggere, ci siamo, questa si sta scaricando, questa a sinistra, ma il suo lavoro praticamente l'ha quasi fatto. Adesso con la sinistra non sono mai capace, quindi evitiamo di fare cose strane. Una bella mantecata e ragazzi direi che ci siamo, manca un minuto neanche, anzi io direi di spegnere. Spegniamo, qua ancora campa per poco. Prendiamo il nostro piatto e impiattiamo. Olè! Impiattamento!
come stava di, prendiamo i nostri spaghettini, anche se non sto comodo per niente, li infilziamo nella forchetta, giriamo, vedete, no? Tipo se fosse, se state a fare un boccone di quelli che, mamma mia, lo mettiamo qui e piano piano lo lasciamo cadere. Ovviamente questa è una porzione gourmet, diciamo che è una porzione gourmet questa. Ah, regà, bellissimo, bellissimo. Arrotoliamo e ributtiamo sopra, ok? Regà, mamma mia, abbiamo impiattato. Sei un po' sminchiato all'ultimo? Sei un po' sminchiato all'ultimo, ma visto che noi siamo romani e ci piace, ovviamente questo non siete obbligati a farlo mai. Ma se lasciate sta roba una padella, vuol dire che siete stronzi, ok? Eccola qua, ragazzi, cioè ci faccio una foto e l'assaggiamo. Raga, ci spostiamo, ci mettiamo qua, belli comodi, la nostra forchetta immancabile. Raga, io sto schiumando, veramente, sto veramente schiumando. Avvicino e magari abbasso leggermente, così. Raga, eccola qua, spaghetti aglio olio e peperoncino di Ciccio Gamer 89. Adesso la rompiamo e ci andiamo a prendere un po' d'oglietto. E ragazzi, questo lo faccio per voi perché veramente non potrei farlo io. Quindi una forchettata e basta. Signori, buon appetito. Taggatemi se la fate su Instagram, mi raccomando. Cin cin. Oh, raga. Raga. È favolosa. Raga, è buonissima. Cottura giusta, tutto giusto. Peperoncino si sente. Un altro. L'olio non si batti. Buonissima. Pizzica. Signori, sto schiuma. Se il video di oggi vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento posso giocare con 89. Ciao ciao. No, da vedere tutto, ma la carta leggendaria però non ce la fanno vedere qua. Io spero che questo video vi faccia piacere, ragazzi, perché secondo me è interessantissimo vederle in azione, le carte. Il bocciatore già vi...